Bentornati adesso a Sacchezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Torniamo a parlare di Saione e di sicurezza dopo che nelle scorse settimane ci sono stati degli scippi, purtroppo uno scippatore è stato preso, quello incappucciato che aveva rubato e anche aggredito in particolare una giovane ragazza, ce n'è stato un altro anche nel sottopassaggio di via Trasimeno, purtroppo sempre nel degrado, ma non è questo l'unico problema. Io saluto anche Piero Franchini. Buonasera. Bentornato Piero, tu hai qui il tuo negozio, qui storico negozio di via Vittorio Veneto. Ci sono arrivate delle immagini che riguardano via Nazario Sauro, dove sembra che spesso che cosa succede? Perché qui vediamo dei resti, no, di un qualcosa, di un market, sì, quasi della droga, che viene fatto in modo molto spudorato. Sì. Praticamente diciamo che la parte alta, quella che è, diciamo che si avvicina alla stazione, sì, quindi Campo di Marte eccetera, e purtroppo è frequentata con frequenza appunto da questa gente che ha questo vizio, e cioè quelli che hanno il vizio di adoperarla e quelli che hanno il vizio di spacciarla. Poi dopo il tutto si conclude verso il Pionta, e quindi ecco, spesso e volentieri, quindi ecco. E purtroppo sì, è vero, noi in queste stradine interne, mentre ecco, come vedete via Vittorio Veneto si può vedere tranquilla, è una strada diciamo che non ci sono grosse problematiche, ecco, però le stradine appunto all'interno purtroppo ancora diciamo che sono forse sarebbero da controllare. Io nei controlli ne vedo effettivamente pochi, e quindi ecco, devo dire che, anzi, mi sembra che ora ultimamente come auto da via Vittorio Veneto parlo, e ne vedo sempre passare di meno di quelle delle forze dell'ordine. Quindi la fase diciamo di controlli speciali o straordinari sembra un po' diminuita, la sensazione, rispetto dopo quello che era successo quest'estate? Non lo so, sai, dopo ognuno ha le sue problematiche, no? Dopo si dice che non hanno i mezzi, non hanno il personale, non hanno, quindi non lo so, ecco, no. Però a me mi sembra che, anche se effettivamente diciamo che un po' più di tranquillità qui almeno c'è. Però queste cose poi succedono, ecco, invece. Sono queste vie interne, insomma, dove sembra tutta l'area a questo punto, si parte dal Pionta, si va all'ex stand e poi le strade adiacenti nella parte alta qui, perché abbiamo avuto problemi anche in via Piovizzi, ti ricordi, in quel palazzo che era pieno di siringhe, problematiche in Vesonzo con le rapine ai negozi, furti e così via. Quindi sembra un po' questa parte qui interna ci siano problematiche. Ma io non so se le forze dell'ordine, visto che il problema è circoscritto a qui, è vero, un po' dappertutto, ma qui in particolar modo magari una maggior sorveglianza la farei sicuramente, se non altro mettere una pattuglia che ogni tanto passa, che scoraggia poi. No, ma sicuramente, perché a leggere poi i bollettini di arresti e denunce ne fanno, sì, spesso ci sono arresti, sì, in flagranza, però evidentemente problema... non stroncano il giro. Insomma. Chiaro, chiaro. Ma sai, dalla ferrovia forse ne arrivano tanti, dalla stazione, quindi... Il problema è vero, magari dopo la polizia viene qui, riesce a mandarli via, ma si spostano da un'altra parte. Il problema è agire anche a livello sociale, per far capire a questa gente quanto male si fanno, e quindi cercare di far sì che gli spacciatori ci sono perché c'è chi compra la droga, sennò non ci sarebbero, questo è evidente. E quindi fare in modo che sempre meno gente utilizzi questi mezzi per avere chissà che, non lo so, però in modo tale poi che sparisca, anche perché poi dopo si crea delinquenza intorno, soldi che girano, spacci, rapine, cavoli vari. Purtroppo la società ci vorrà qualche generazione. Poi c'è anche un problema che ce lo spiegava anche un avvocato sentito la nostra Chiara Sadotti, che c'è l'arresto, c'è la convalida e tutto, però per le leggi italiane, siccome c'è questo fatto della modica quantità, il modico, esatto, quantitativo, anche se per spaccio, queste persone vengono praticamente rilasciate quasi immediatamente. Va e bene, quindi allora ritornano in circa. Abbiamo fatto la legge del modico spaccio, vendiamole in farmacia, perché noi possiamo vendere in farmacia? Se il modico spaccio c'è, l'abbiamo legalizzato, vendiamolo in farmacia, così almeno la gente va a farmacia, se li compra senza nessun tipo di problema, evitando questi. Credo che Beppe abbia ragione, perché onestamente credo che il modo di stroncare questa cosa è che non ci sia lucro,
perché fino a che c'è lucro, per dire che ora dice che sono abbassate molto, almeno per sentita dire, i prezzi si va da 10 a 15 euro, quindi vuol dire... A portata di tutti. La camorra e la mafia perché oggi si sostengono e vivono, soprattutto per questo motivo qui. Quindi togliamolo, no? Guardiamo il 29 provvisionismo in America cosa ha portato. E allora cerchiamo di evitarlo, legalizziamolo. Abbiamo fatto una legge, e allora facciamola rispettare e facciamola andare a comprare dove si possa comprare. Te Beppe che hai fatto un po' il politico, vorrei capire se quando si fanno queste leggi c'è del dolo oppure. Perché se no, a me mi sembra che ci sia del dolo, perché onestamente se no si potrebbero fare meglio queste leggi, insomma, no. No, del dolo non c'è sicuramente, un interesse può darsi in un certo che si vada in un certo senso, questo può darsi, ma diciamo che la legge del modico utilizzo della droga potrebbe essere anche positivo, però come ti ripeto e ripeto di nuovo, legalizziamola, facciamela comprare, così ci si paga anche le tasse e si smette questo mercato nero che è fonte di sviluppo di cosche mafiose, camorra e tutto il resto. Diceva Angelo Rossi che ora le vendono alle tabaccherie, no? La vendono questa... Cioè questa non è proprio... non lo so, io non ci capisco niente, quindi non lo so di che si tratta. Cioè che qualcosa che... Che assomiglia. Forse dopo basta l'idea, dice ora fumo questa, poi così e gli basta quello probabilmente, capito? La volendo anche subito a provare, che visto così. Noi una volta. No, pensavo. Ne vuole sapere che di più. Pensavo a un altro tipo di droga che cercavamo noi al nostro tempo. Portiamolo da Angelo Rossi. Te lo spiega lui. No. Pensavo a un altro tipo di droga che usavamo noi, per la quale soffrivamo tanto. Sì. Ciao. No.